Oggi è domenica 29 novembre, sono a Luzena, sopra Borello, e tenterò di fare un percorso ad anello di circa 13 km. Parcheggiato qua. Allora, qui riesco a vedere il percorso che ho fatto la volta scorsa, Lugarara Formignano. Allora, Lugarara è qua, questo ammasso di casette sotto la torre televisiva. Ho proseguito per la strada qua, sotto i pannelli solari, e poi ho cominciato a scendere e ho fatto un percorso anello passando per questo ammasso di case qua, sto paesino che si chiama Formignano. Bello, qua si riesce a vedere benissimo. Sto proseguendo verso Teodorano. È uscito fuori il sole, è bellissimo adesso. È tutta strada, percorso. Però non passa nessuno. Ancora non so se andare a Teodorano oppure girare prima a sinistra e fare il percorso ad anello, perché se andassi a Teodorano sarebbe un'andata e ritorno in un percorso lineare che io detesto. Ma che bella sta casa. Adesso faccio una È arrivato foto. l'incrocio, qui a destra si va verso Formignano e mancano 2 km. Proseguendo dritto si va a Teodorano, Meldola 11, Teodorano 3, e dove sono venuto è direzione Borello, 5 km. Lassù ci sono le antenne. Ho fatto tutta strada. Ok, all'incrocio ho deciso di andare verso Casalbono Val di Noce e fare il percorso ad anello. Poi mi ha ispirato il fatto che questa è una strada sterrata. Mentre per Teodorano c'erano solo 2 km, però tra andare e tornare dovrebbe dire aggiungerne 4. E già questo percorso qui dovrebbe essere, non so, 13-14, dopo ci devo riguardare. Bello. Fino ad ora la camminata è molto molto facile, è stata una continua salita, però molto dolce, quindi si fa molto tranquillamente anche in bici, infatti ho visto parecchi ciclisti. Ah, che bella vista, che meraviglia. La nuova location low cost per Heidi.
ieri, che era sabato, era una giornata molto più limpida di oggi, però non sono andato a camminare. Oggi è una giornata comunque bella, ma c'è un po' di foschia, poca roba. Comunque, ho interrotto da poco il video precedente, però si sta proseguendo verso case Venzi, proseguendo per la strada vedrete questo impianto fotovoltaico gigantesco, super video sorvegliato. Ah, che bella vista. Ecco, sto riprendendo Teodorano, faccio zoom all'indietro per riprendere il luogo dove io sono, esattamente in cima a una frana. Che spettacolo di vista. Una valle completamente inabitata, non ci sono campi, non c'è nulla. Zoom. Ci sono le frane. C'è una casa con una torretta simile a un castello, dov'è? Eccola. Mantenere la mano stabile con questo zoom è un'impresa. Luogo stupendo, lì sopra ci sono impianti fotovoltaici che ho ripreso prima. Questa è la strada da cui vengo, la valle opposta. Sono in maniche corte, il 29 di novembre, si sta bene in maniche corte sotto il sole. Io prima o poi a fare queste passeggiate, malintenzionato, lo trovo. Meraviglia, meravigliosa, fare foto. Ecco il solito cane lasciato libero. Anzi due, bene, bene. Allora, sembrerebbe un incrocio. E io devo mantenere la destra. Qui c'è un cartello. Strada priva di segnaletica, manutenzione. Allora, strada Val di Noce. Guarda, qua ne hanno scaricati i televisori.
La sinistra ci sono le antenne. Allora, sì. No, sto sbagliando. Strada va di noce a centro. No, devo andare di qua. Di qua. Sì, qui all'incrocio deve svoltare a sinistra. Via chiesa di Casalbono. Ah, speravo di passare di qua a vedere le antenne. Ma che casa. Bene che cani, state lì dove devono stare. Qui c'è la fermata la TR, passa zona 81. Là che qua mi prende il cellulare. Sono due antenne. Ah, che bello. Un po' il video per fare due foto. Ho controllato adesso col cellulare, visto che il segnale è pieno, visto che gli bombarderanno il cervello di onde e di Barbara d'Urso, e manca esattamente 3 km per Case Venzi e 33 minuti di cammino. O non sbaglio mai a fare una passeggiata, trovo sempre dei percorsi magnifici. Stamattina è dalle 9 fino alle 11:30 che cercavo su internet delle mappe qua in zona Cesena, monti, di sentieri o trekking, mountain bike, insomma, per cercare i percorsi da fare. E si finisce in dei forum di bicicletta, di motocross, dove il massimo che fanno è spiegare per testo il percorso e non nessuno mette la mappa. Le uniche mappe presenti non sono caricate online e sono quelle che poi solo che acquistare nei centri turistici, come ho fatto con quella di Cesena del CAI. Adesso penso di prendere quella che copre tutta la valle di Sogliano Rubicone. Ma comunque, venendo al dunque, ho scoperto questo percorso con Google Maps. E si possono fare i percorsi in quanto selezioni la partenza, poi selezioni un arrivo e sotto compare un bottone con un più. Se ci clicchi puoi inserire varie destinazioni, quindi fare un percorso. Quindi ho studiato questo percorso appunto con Google Maps. È impressionante vedere quante case abbandonate a distanza di poche centinaia di metri ci siano ovunque. Là si intravedono le antenne che ho fotografato l'altra volta. Comunque, tornando al discorso di prima, trovo incredibile come
tanta gente faccia questi percorsi e nessuno condivida le tracce GPS o le foto, le mappe dei percorsi che ha fatto. C'è solo un modo di tramandare a voce. Che bello questo punto. Se ci fosse stata meno foschia avrei potuto vedere la neve che è caduta questi giorni. Il bello è che qua passa addirittura l'autobus, questa strada. ATR, che sarebbe il vecchio servizio pubblico di trasporto, adesso è Start. Vediamo che ora passano. Sta fermata. Fermata 45572. Invece di qua verso Case Venzi, se solo la mattina passano, giorni scolastici, che meraviglia abitare qua, proprio. Ah, si intravede la neve sopra le montagne là. Allora vediamo dove io devo andare. Questo incrocio devo proseguire su via Chiesa di Casalbono e non girare in via San Matteo, devo continuare di qua. La gente che preferisce passare le domeniche come questa al centro commerciale mi fanno molto tenerezza. Manca ormai poco a Case Venzi. C'è un silenzio in questo percorso. Sono passati pochissimi ciclisti e una macchina. È una strada adatta anche per chi vuol fare skate. L'asfalto è messo abbastanza bene. Poi si sta davvero bene anche a maniche corte, perché rimane tutta assolata questa strada, non ci sono alberi a fare ombra, quindi riesco a scaldarmi sia per la camminata che con i raggi solari, è stato addio.
Lì adesso dove sto puntando con la macchina si vede una strada sterrata. Deve essere la strada che vedevo quando ho fatto il fermo immagine della fermata dell'autobus. Bello. Bella anche sta casa col pozzo. Faccio qualche foto. Qui addirittura c'è una stradina. Via vicinale Casalbono, strada chiusa. Che bellina sta casetta. Sto bungalow. Bellissimo. Forte, siamo una casa tipica bungalow da campeggio. Oggi non so parlare. Bella. Provo a vedere se si vede dallo schermo della macchina fotografica le montagne innevate. No, non credo. Poi non riesco a vedere nulla. C'è un sole che riflette sullo schermo, non si vede nulla. C'è puzza di sterco di cavallo. Ok, sono appena arrivato a casa Evenzi. E questo agglomerato di case qua, sulla sinistra, di cui mi sembra la metà abbandonata, diroccate. E dopo Case Venzi, nella mia mappa compare un sentiero, ma penso che sarà più che altro una strada poderale per tornare al punto di partenza. Adesso stoppo, se non mi prendo un permanente. Paesino di Case Venzi. Mi trovo in Emilia Romagna, provincia Forlì Cesena, poco lontano da Borello. Proprio tra case. Via chiesa di Casalbono. Madonna. Salve. Ciao. Ciao. Tutte le case sono pericolanti.
qua ci abitano i fattori. Lavoratori agricoli. Comincia a essere un po' freschino. E voilà, e si scende. Superato Casa Venzi, in direzione Casalbono. E ho visto nella mappa del CAI che poco dopo Casalbono c'è una chiesetta e subito prima sulla sinistra dovrei girare per fare la scorciatoia che mi consentirà di tornare. Oddio, non mi ricordo il paesino di partenza. Sono proprio fuori, non mangiando a pranzo, sono un po' cotto. Dov'è? Sono proprio fuori oggi. Mi consentirà di tornare. A Luzena, ecco. Tornerò a Luzena senza passare per Borello, che altrimenti dovrei scendere tutto in valle e fare un sacco di strada. Eccomi arrivati, sono arrivato a Casalbono e come previsto qui c'è una chiesetta e una strada poco prima sulla sinistra. Dovrei imboccare questa. Via Motte Matassoni 1. Via Motte Matassoni. Vi speriamo bene. All'avventura. Allora, ho appena sbagliato strada, sto tornando indietro. Ho sbagliato girando a sinistra dalla strada principale, imboccando via Motte Matassoni 1, che invece la mappa indica come un sentiero che può tagliare il percorso verso Luzena. E invece è una bella fregatura, perché la strada si interrompe in una casa. Almeno qua c'è una bella chiesetta. Appena superato Casalbono, scendo ancora. Là c'è un gigantesco cane lasciato libero che mi punta, naturalmente. Sono stufo di questi cani liberi. Adesso sono diretto a Borgo delle Rose. Dopo Borgo delle Rose dovrò girare a sinistra in via la via non riesco a vederla su Google Maps, non la indica. Però adesso sono diretto a Casalbono. No, a Borgo delle Rose. Cucciolo. Mica tanto. Dall'agriturismo i filari,
dove sono ora, mi manca un'ora per tornare allo Zeno. Penso che alla fine di questa camminata mi si raccoglierà col cucchiaino. Era partita così bene, bella light, soft. Il problema è appunto quest'ultima parte, che è bella tosta. Poi non mi ci volevo fare tutta quella strada in più, che ho sbagliato percorso, ho allungato i 2 chilometri. Due chilometri di forte discesa e forte salita. Quindi mi tocca proprio arrivare fino a valle e tornare su. Vabbè, domani la laurea si mangia senza pensieri. Allora, sto uscendo da Borgo delle Rose e subito alla mia sinistra ci dovrebbe essere l'incrocio per tornare allo Zena. Questa è la statale. Da questo punto mi mancano 40 minuti di cammino e sono tutti in salita. Ecco questa via Bolognesi. Non so come faccio le mie gambe ancora a essere su. Esattamente, per di qua, via Bolognesi. Manca 2,5 chilometri e 42 minuti di cammino, di salita più che altro. Questo è l'incrocio di prima. Bello questo campo e questa vista. Fra una mezz'ora ci sarà il tramonto. È uno degli ultimi strappi. Sono arrivato allo Zena. Ah, è stata dura. Lo Zena mi ha fatto patire. E voilà, la chiesetta dove ho lasciato la macchina questa mattina. Ho appena visto andare giù uno velocissimo con lo skate. Ho appena finito il mio percorso, sono le 4:04. Ho fatto questo percorso circolare ad anello. Ho fatto 17,02 km in 3 ore e 7 minuti, ho consumato 2536 calorie. 540 metri di dislivello. Pausa mezz'ora. Sono un boss della camminata. Qui il punto 10 e 11 non lo seguite, è dove mi sono sbagliato.
cioè poco dopo la chiesa, quando dicevano nel video girare a sinistra, non bisogna girare a sinistra, bisogna continuare per la strada. È tosta la risalita, ma si fa.